Pace a te, anche stasera siamo insieme, grazie, Signore, a Dio. Veramente, con tutto il cuore lo vogliamo lodare. Insieme, vogliamo cantare un bel canto che dice: Accendi una luce. Noi dobbiamo tenere dentro di noi la luce del Vangelo e la dobbiamo alzare come una torcia dovunque andiamo, con la nostra vita. Sì, è importante. Accendi una luce dove non c'è una luce, dove non c'è una luce, fratello, sorella, sei tu la luce, sei tu il Vangelo, sei tu la lettera che la gente legge. Come tu ti muovi? Parla più forte di quello che dici, eh, vigila, il Signore ci deve aiutare veramente. Cantiamolo insieme. Perché siamo in tempi difficili dove la luce non si vede troppo, dobbiamo accelerare, dobbiamo nutrirci di più dell'olio dello Spirito Santo. Cantiamolo insieme questo bel canto. send me a love chiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328 873 7893. E se ci iscrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Alleluia. Dobbiamo accendere prima di tutto la passione del nostro cuore, perché la luce di Cristo risplenda nella nostra vita. Ci deve essere sore e fratello. Se il Signore ti porta ad avere passione per qualche cosa, per onorare il Signore, per l'avanzamento del Regno di Dio, tu quella la devi alimentare. Devi alimentarla, non te la devi far sfuggire. Sai, se stasera siamo qui insieme, stavo pensando oh, mentre cantavamo questa luce, quando incominciavo a vedere i primi i canali televisivi che parlavano del Vangelo uh, piangevo mi commuovevo stavo a piangere ancora saranno bagnate le mattonelle di 20 anni qualcosa del genere saranno ancora bagnate a 20 metri di distanza avevo la mia casa il mio appartamento che è ancora lì ma non ci abito dicevo oh, questi programmi se potessi Averli come parlano bene. Io non so parlare, io non li so comporre così. Io non li so parlare, non li so fare. Signore, questi già belli e fatti, dammi la grazia di poter fare il cameriere. Io non so fare il cuoco. Ma voglio che questi cibi arrivino nelle case. E le persone possano mangiare la luce del Vangelo. Quando noi abbiamo la passione e la inseguiamo, Dio piano piano ci porta avanti passo dopo passo senza mollare. E Dio è fedele quando mette la passione nel cuore, Egli se noi perseveriamo, continuiamo, vediamo, di non badiamo a spese, non ci lasciamo. Prendere dal panico e dalla distrazione, il Signore vedrai, vedrai, vedrai che il Signore ti mantiene come una luce accesa dove sei. Fatti coraggio, fatti animo, perché è un tempo proprio che c'è bisogno di uomini e donne che portiamo, portino e portiamo insieme. La luce del Vangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno. Che crede, gloria al Signore! Ha fatto tante opere nella nostra vita perché non li deve fare in quelli che ci circondano. Dio è fedele, non veniamo meno. Preghiamo il Signore perché è importante. Preghiamo che il Signore ci guidi. Dai, andiamo al Signore insieme. Però lascia tutte le altre cose in modo che possiamo nutrirci e ricevere alimentazione dallo Spirito Santo, che aggiunge un poco di olio nella nostra lampada pure stasera. Gloria al Signore. Preghiamo insieme, dai, mettiti insieme con me e andiamo al Signore. Alleluia. Signore, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo per chiederti con tutto il cuore di partecipare alla tua presenza ai nostri cuori e che per lo Spirito Santo metti olio nella nostra lampada per poter mantenere la luce del Vangelo accesa dentro di noi con una nuova passione, una volontà nuova di fare meglio ed ogni giorno migliorare, Signore, sì fino al traguardo quando si apre la porta ed entriamo dove sei tu. Signore partecipa alla tua presenza ai nostri cuori in lungo e in largo dovunque c'è un fratello o una sorella che possiamo insieme benedire, lodare e glorificare te. Manda luce al nostro cuore, prenditi la mia mente, Signore, prenditi le nostre menti, svuotale di tutte le altre cose e riempile dell'unzione dello Spirito Santo, giraci sotto sopra che siamo svuotate di quelle cose che non servono, tutte quelle frattaglie, Signore, li buttiamo via per dire, Signore vogliamo fare spazio a te nella nostra vita, ti invochiamo. Ti invitiamo, ti diciamo, partecipa per lo Spirito Santo un'alimentazione speciale questa sera che viene dalla tua parola, Signore. Sì, Signore, te lo chiediamo insieme quanti siamo in tua presenza. Signore, ti vogliamo presentare anche quelli che hanno dei bisogni. Per amore di Gesù Cristo, Signore, non ci far fermare né a chi ha bisogno e né a chi do, dobbiamo sostenere Signore, chi intercede, chi ha bisogno che ci mettiamo insieme per vedere la tua gloria che si manifesta nel nome di Gesù te lo chiediamo, Amen, Amen, Amen Gloria al Signore, Alleluia di un bel Amen che vuol dire così sia Pure io ci sto insieme con te fratello, stiamo insieme per onorare il Signore e cercare la Sua presenza. Ci vogliamo mettere un poco di cuore. Alleluia. Questa sera vogliamo guardare l'importanza della parola di Dio ed anche vedere le parole di Gesù. Quanto sono importanti per noi. E dobbiamo realmente metterci anche un po' di cuore. di onore, onorare il Signore, onorare la sua parola. Noi abbiamo perso, nella nostra civiltà abbiamo perso quell'onore quell che dobbiamo dare alla parola del Signore. Abbiamo dimenticato che gli ebrei, i scribi, quando scrivevano la parola del Signore, se sbagliavano poco a poco, una riverenza totale, cancellavano tutto. Ripartivano da capo e ogni volta che dovevano scrivere Yahweh, Dio, cambiavano il pennino, la penna, quello che avevano. Noi viviamo così, un po' allo sbando, non dobbiamo fare così. A volte tra giovani si gioca con la parola del Signore, si prendono dei versi per riderci sopra, per banalizzare delle battute che si prendono, non va bene, no, 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 non solo i giovani, pure gli anziani a volte, dobbiamo avere riverenza per la parola del Signore, chi non è credente può fare quello che vuole, ma noi dobbiamo tener conto di alcuni principi che sono importanti, il Signore ci deve aiutare, perché noi siamo responsabili. E ti dirò di più. Quando tu verso il Signore, verso la Sua parola, verso le cose che appartengono al Signore, hai riverenza quella vera, sincera, senti che qualcosa cambia nella tua vita, perché Dio gradisce questo mo nostro modo di muoverci. La riverenza verso Dio... Permetti a Dio di operare nella nostra vita e avvertiamo la differenza dentro di noi. Provaci, concentra un, con un po' di attenzione in più. Quando fai qualcosa per il Signore, quando eh, ti trovi a fare delle cose che sono per l'avanzamento dell'opera di Dio, mettici un poco di riverenza e timore, vedi come senti nella tua vita un flusso di benedizione dentro di te. Eh? Va bene? Vogliamo parlare della parola del Signore stasera. Le mie parole sono spirito e vita, dice Gesù. Perché sono importanti? Perché contengono, vengono alimentate dallo Spirito Santo e producono dei concetti di rivelazione nella nostra vita. La parola in sé la possiamo leggere, ma non ci dice. Quando c'è la riverenza verso quelle cose che noi prendiamo, leggiamo, guardiamo, essa ci parla. Leggiamo insieme in Giovanni 6,63. Il parlare del Signore è un parlare che possiamo comprenderlo bene solo con l'aiuto dello Spirito Santo, se no non comprendiamo dietro cosa ci dice. È lo Spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono Spirito e vita. Spesse volte Gesù ha detto, se non mangiate la mia carne, se non bevete il mio sangue, ma che vuol dire? Fammi parlare con questa sorella, con questo fratello. Che vuol dire se non mangiate la mia carne, se non bevete il mio sangue? Che bisognava mangiarlo? No. Quando lo Spirito Santo ci ravviva la parola, comprendiamo quello che stiamo facendo delle cose naturali se mangiate il mio corpo la carne in parole diverse se prendiamo l'ostia se prendiamo la santa cena e la prendiamo così è un elemento che non ci dà nessuna cosa quante volte lo hai fatto col cuore ti ha parlato quando lo hai fatto così hai fatto il giro, l'hai preso e non hai sentito niente, perché l'hai fatto nel naturale. Non c'è stata la presenza dello Spirito che ha vivificato nel tuo cuore quello che stavi facendo e cosa Gesù aveva fatto per te. L'ostia, la Santa Cena. È lo Spirito Santo che dà vita alla parola e ci rivela il senso di quel che ci vuole dire, di quel che ci vuole rivelare. Allora si apre il cielo e riceviamo rivelazione per mezzo dello Spirito di Dio. Dio ci parla. Se ci lasciamo guidare dalla nostra mente, diamo delle interpretazioni naturali. Mi ha detto una sorella, guarda, ieri sera alla, alla, a Sanremo Benigni ha letto il cantico dei candici ma con una interpretazione immorale. Il Signore ci deve aiutare. Quando la interpretiamo con la nostra mente la parola del Signore, ci porta, andiamo fuori strada, non ci porta la parola, noi andiamo fuori strada. Se ci lasciamo guidare dalla nostra mente, facciamo come benigni con il Cantico dei Cantici, che nel 2006 egli fece un'intervista a Sat 2000, nel 2006 su Sat 2000, che è una televisione del Vaticano, e lui lesse il Cantico dei Cantici. In quella occasione egli diede una interpretazione con parole nostrane da uomo di cultura, ma fatta bene con la mente. Mm. E gli diede un senso giusto edificante ma quando funziona la nostra mente la stessa parola può essere contorta perché la nostra mente non è spirituale sussato 2000 gli diede un senso vero secondo la parola ma l'ariston Sanremo gli ha dato un altro senso, cioè un senso volgare, un senso naturale, un senso pietoso per un cristiano ad interpretare la parola in questo modo. Dio ci deve aiutare. Senso volgare. Noi cristiani non possiamo fare i pagliacci. La parola, se è spirito e vita, dobbiamo avere riguardo a quello che essa dice e non cambiarla secondo il nostro modo di pensare. No, 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 noi possiamo essere anche uomini di cultura o donne di cultura, ma noi cristiani non dobbiamo fare i pagliacci, perché non è normale. per intrattenere la gente e per un po' di soldi, perché questo è scandaloso quando si parla della parola del Signore per fare business. Non dobbiamo metterle insieme queste cose, no, calpestiamo la parola di Dio, oppure vestirci diversamente come un altro pagliaccio che pure si è vestito da diavolo e voleva rappresentare San Francesco. Dio ci deve aiutare in questo cristianesimo che poi tutto si lascia andare. Noi dobbiamo vigilare noi, noi che siamo cristiani. C'è la libertà di pensiero, è vero, ma noi dobbiamo mantenere salda la posizione nostra. Vestito da pagliaccio, vestito da diavolo voleva fare San Francesco. Per fare cosa? Che serve fratelli, sorelle? Quando noi siamo ambighi, quando noi non serve, noi dobbiamo essere. Guardiamo il profeta Geremia, come ci aiuta a comprendere questo modo di fare che noi dobbiamo evitare nella nostra vita. Perché la parola del Signore, quando noi abbiamo riverenza verso di essa, lo Spirito Santo ce la fa comprendere nel modo che ci edifica, non serve per dimostrare la conoscenza che abbiamo, perché la conoscenza di Dio è qualcosa che serve per il nostro cuore. Leggiamo insieme in Geremia capitolo 8 verso 9. Questi saggi quasi ci sono stati sempre. Ma non sono saggi, sono saggi corrotti. I saggi, dice la parola del Signore, leggiamo, saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere? Mentre dal, da un lato vengono onorati da gente di una certa categoria, dall'altra non sono onorati da Dio, perché Dio onora quelli che lo onorano, questo dice la parola del Signore. Quando noi onoriamo Dio, onoriamo la sua parola, Dio ci onora. Quale saggezza ci può essere in tipi di uomini saggi? Saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore. Quale saggezza possono avere guardando il futuro di questi saggi e le calamità in arrivo se non si ravvedono? Guardiamo il verso 10, cosa dice? Anche noi ci dobbiamo ravvedere, dobbiamo addirizzare i nostri passi ogni giorno. Il verso 10 ci aiuta. Perciò io darò le loro mogli ad altri, e questo già lo fanno, i loro campi a dei nuovi possessori, poiché dal più piccolo al più grande sono tutti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna, cioè leggere il candico dei candici per portare a casa un po' di soldi ed interpretarlo nel modo sbagliato è una meschinità che più di tanto non se ne può, che poi si vive allo sbaraglio, ma non c'entra niente la parola del Signore, Dio ci deve aiutare. Lo Spirito Santo attraverso Geremia ci dice che se seguiamo questi saggi, leggiamo insieme nel verso 11, Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è. E in questo modo, cioè in questo modo leggero, c'è la parola che dice leggera, guardiamo, essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Si prende alla leggera le cose che appartengono al Signore. È una cura superficiale, è un intrattenimento che non dice nulla, ma perché metterci Dio? Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Ridicolizzano. Quello che dice la parola del Signore, dimenticando qualcosa molto importante. Guardiamo che cosa dice la parola del Signore sulla benedizione che noi perdiamo quando prendiamo alla leggera la benedizione di Dio. Leggiamo in Genesi capitolo 12 verso 3. C'è un verso molto importante. 12.3 Non dobbiamo prendere alla leggera le cose serie, le cose del Signore. Chi ce lo fa fare? Vogliamo penalizzare noi stessi. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Guardiamo insieme, che cosa vuole dire questo? Maledirò chi ti maledirà. Coloro che maledicono Abramo e i suoi discendenti sono quelli che lo trattano con leggerezza, non è che devono inveire per forza. Quando prendiamo le cose con leggerezza, lo disprezzano o lo screditano come servitore di Abramo. La maledizione di Dio, per questa mancanza di rispetto o di stima, si concretizza nei più severi castighi. Chi ce lo fa fare? Perché lo dobbiamo fare? Tutto l'opposto è previsto per chi benedice lui e la sua gente. Leggiamo la seconda metà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La parola del Signore definisce queste parole la buona notizia preannunciata in questi versi, che li ritroviamo nell'Epistola ai Galati nel capitolo 3 verso 8. Questa benedizione che si riversa quando non prendiamo con leggerezza quello che dice il Signore. Leggiamolo insieme in Galati capitolo 3 verso 8, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, quando noi non prendiamo alla leggera le cose del Signore, la benedizione di Dio si trasporta su di noi. Galati capitolo 3 verso 8. La scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, cioè noi gentili, preannunciò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. Perché privarci della benedizione di Dio quando le cose sono sacre? Restano come tali. Quando la parola di Dio deve essere onorata vuol dire che noi onoriamo Dio. Quando non onoriamo la sua parola non onoriamo neppure Dio. Guardiamo un altro esempio di leggerezza di un uomo scellerato che si mosse in questo mondo. Leggiamolo insieme in secondo Samuele. Capitolo 16, verso 13: Noi dobbiamo addirizzare i nostri passi nelle vie del Signore. Secondo Samuele 16, 13. Davide e la sua gente continuarono il loro cammino. Simei camminava sul fianco del monte. Leggiamolo insieme, Marco. Simei camminava sul fianco del monte di fronte a Davide e camminava facendolo malediva. Gli gettava dei sassi e buttava della polvere. Di fronte a tutta la gente era un grande insulto per il re. Davide... Sostenne questa prova perché era in afflizione che era morto il figlio e cercava il Signore, cercava direttive, però quest'uomo rischiava. Noi non dobbiamo rischiare davanti al Signore. Un altro esempio di leggerezza lo troviamo e lo vediamo tutti i giorni. In Ezechiele capitolo 22 verso 4. Ezechiele 22, 4. Non dobbiamo essere leggeri perché il Signore non è contento. Non entriamo con le cose sacre. Li facciamo diventare profani. Dio non gli piace questa cosa per il sangue che hai versato, che hai sparso, ti sei resa colpevole, e per gli idoli che hai fatto ti sei contaminata, tu hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei tuoi anni. Perciò io ti espongo all'insulto delle nazioni e allo scherno di tutti i paesi. Leggiamo il verso 7 che possiamo comprendere meglio. In te si disprezza il padre e la madre. In mezzo a te si opprime lo straniero, in te si calpesta l'orfano e la vedova. Guardiamo nel verso 9 che comprendiamo meglio ancora. In te c'è gente che calunnia per spargere il sangue, in te si mangia sui monti, in mezzo a te si commettono sceleratezze Allusione al culto degli idoli che abbiamo letto nel verso 4, ossia. Ai pasti rituali consumati presso gli altari degli idoli e alle pratiche sessuali peccaminose come quelle descritte ai versi 10 e 11. Leggiamo pure questo. In te si viola l'intimità del proprio padre, in te si violenta la donna impura. Per le sue mestruaz mestruazioni. 11. In te l'uno commette abominazione con la moglie del prossimo, l'altro contamina con incesto la propria nuora, l'altro violenta la sua sorella, figlia di suo padre. Diciamo che è un sistema, e soprattutto nell'idolatria, e qui si lamenta a Dio della città di Gerusalemme perché da Gerusalemme che c'era il tempio che era il centro della, della cultura ebraica dove Dio l'aveva fatta e l'ha fatta diventare come la capitale di Dio su questo piccolo pianeta doveva venirne fuori dovevano venir fuori i colossi della conoscenza di Dio per espandere la conoscenza in tutto il mondo, invece questa situazione Dio ci deve aiutare, dobbiamo veramente pregare il Signore, ma noi assistiamo ancora oggi, lasciamo da parte per un attimo quello che viene fatto a Sanremo, è questione solo di... Ma noi abbiamo un'altra cosa, noi nella nostra Italia abbiamo la cultura del cristianesimo, dove avendo il Papa, avendo la Chiesa romana, avendo tutta questa cultura di anni, monaci, cultura religiosa, dovrebbero uscire fuori da questa cultura dei cristiani perfezionati e dei leader che portino la parola del Signore come si deve. Ma anche in questo non risulta sta cosa. Di fronte noi come culla del cristianesimo abbiamo fatto diventare anche le nostre feste religiose pagane, già è uno smantellamento che non funziona. Le nostre feste sono piene di idoli, come abbiamo letto nel verso 4, rileggiamolo. Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole, o oh Italia. Per gli idoli che hai fatto ti sei contaminata. Dio ci deve aiutare. Abbiamo fatto diventare le nostre feste piene di idoli e non solo. Quello che ha fatto, che abbiamo parlato, che qualcuno ha sentito e commendato, benigni e quell'altro diavolo che vuole essere San Francesco. Ma abbiamo di più, che è scandaloso. Le stesse feste nelle nostre piazze che sono piene di idoli, cosiddette religiose, vengono invitati ospiti e gente pagata, buffoni e pagliacci che proprio in quelle feste sono pagati per dire le più grandi battute oscene e parolacce autorizzate dai sacerdoti, dai vescovi, dai cardinali. E lo stesso Papa non mette nessun freno a questo smoderato modo di onorare anche quello che è sbagliato, l'idolatria. Perciò non ci sorprende il fatto di Sanremo, sui palchi, nelle nostre feste religiose, c'è di tutto, oltre all'idolatria. Noi che dovremmo essere... Il punto di riferimento del cristianesimo, perché abbiamo il cosiddetto capo di tutta la Chiesa romana, siamo nella melma, Dio ci deve aiutare. Fratelli, noi dobbiamo cercare il Signore perché siamo in una posizione davanti a Dio terribile. autorizzate da sacerdoti, vescovi, cardinali e autorizzati pure dal papa che non mette mai un freno nel dire cominciamo a dividere il sacro dal profano. Signore aiutaci. La parola del Signore che cosa dice? Gesù dice: le mie parole sono spirito e vita. Servono per alimentare la nostra vita spirituale. Leggiamo cosa ci dice a noi, credenti, credente, per amore del Signore. Mettiamoci in cuore di, eh, come abbiamo cantato, accendiamo una luce dove siamo, ma non una candelina che la portiamo e facciamo una fiaccolata. Noi dobbiamo essere la luce del mondo. Leggiamo insieme cosa dice la parola del Signore in Colossesi capitolo 3, verso 8. Salvaguardiamo la nostra vita spirituale, perché la parola del Signore è spirito e vita, non ci possiamo giocherellare sopra, serve per l'alimentazione del nostro essere, noi abbiamo la residenza dello Spirito Santo nella nostra vita, non possiamo vivere da sbandati. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia. E non vi escono di bocca parole o scene. Ma quando freniamo queste cose nelle nostre feste religiose? Dove andiamo e guardiamo per una serata fino a luna di notte, sta gente che viene per 20-30 mila euro su un palco per dire le cose più impensate in una festa religiosa. Sacerdoti, cardinali. Vescovi, quando, svegli, quando ci svegliamo come conduttori del popolo per dire che queste cose sono immorali, tutto quello che facciamo? Guardiamo come continua la parola del Signore. In Efesini capitolo 4 verso 29. Alleluia, gloria al Signore. Accendi una luce, fratè, Efesini 4:29. Frate e sore, accendiamo una luce. Efesini 4:29 ci aiuta. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Perché non incominciamo a portare persone sui palchi che ci parlano di Dio quando c'è una festa? Perché non invitiamo un coro, una, una serata di persone che amano il Signore in modo che possiamo parlare del Vangelo? Anche in mezzo all'idolatria il Signore sa chiamare coloro che amano la verità, perché la verità si fa strada da sé. Perché la parola di Gesù è spirito e vita. Quando noi la proclamiamo per ogni occasione, essa ha il potere di salvare. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Prendiamo ad esempio Davide. Che cosa chiede nel Salmo 141 verso 3? Leggiamolo insieme. 141 verso 3. Gloria sia resa al Signore. Signore, chiede lui, prega, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. <ride> che bello. Noi esseri umani. Non riusciamo a fare quello che dice Gesù nel capitolo 6, dove abbiamo letto 6, 63, e lo spirito che vivifica la carne, non è di alcuna utilità, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Solo Gesù Cristo ha questa caratteristica, ma dato che noi siamo il contenitore dove lo Spirito Santo è, Dio ci deve aiutare. Dobbiamo fare spazio nella nostra vita. Guardiamo, leggiamo un'altra volta. Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. Leggiamo il verso 4. Qual è la richiesta? che fa questo santo uomo di Dio. Non inclinare il mio cuore ad alcuna cosa malvagia, per commettere azioni malvagie con i malfattori e fa che io non mangi delle loro delizie. Signore aiutaci, mangiare non si tratta di mangiare soltanto cibo che si mangia le loro delizie quando stiamo ad ascoltare tutte queste buffonate parolacce addirittura sono scandalose ci nutriamo di quelle delizie con persone che vanno per la festa del paese del santo così si dice e ci nutriamo per tutta la serata di quelle delizie Ridiamo, guardiamo, ma non ci sentiamo ridicoli. Dio ci deve aiutare. Fratelli, sacerdoti, dove siete? Vescovi, dove siete? Cardinali, dove siete? Papa, che stai facendo? Non vedi che cosa succede nella nostra nazione? Quando incominciamo a... Stimare la parola del Signore ed amministrarla ogni giorno. Facciamo spazio che le sue parole sono spirito e vita e possano dimorare nella nostra vita. Vogliamo ricantare quel canto che abbiamo cantato il 718. Accendi una luce, fratello e sorelle. Accendiamo la luce della parola del Signore nella nostra vita, portiamola, predichiamola, parliamola, viviamola, perché viviamo in un mondo dove veramente possiamo dire che siamo alla fine dei tempi. Peggio di così non ci può essere, ma purtroppo stiamo peggiorando e il Signore ci dice di mantenere alta la fiaccola, la torcia del Vangelo. Marco lo vogliamo cantare, 718. Accendi una luce. Cantiamolo insieme e diciamolo a noi stessi. Accendiamo una luce che è la parola del Signore. Accendo. Lasciala brillare, la luce del Gesù che brilla in quest'ora, non puoi nasconderla, non puoi non parlare, dove c'è necessità, accendi una luce nell'oscurità. Accendi una luce lascia la luna una luce che tu Chiedi i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Vogliamo prenderci in prestito le parole di quel santo uomo di, di Davide nel Salmo 141 verso 3? E andiamo insieme al Signore stasera. Eh? Vogliamo chiedere al Signore che ci aiuti? Dovunque ti trovi, penso che la prima cosa che dobbiamo correre ai ripari, che il Signore metta una guardia davanti alla nostra bocca, sorvegli l'uscio delle nostre labbra. Leggiamolo insieme. E preghiamo il Signore, leggiamolo. Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. Glielo vogliamo chiedere col cuore e facciamo sì che il nostro cuore cominci a cambiare, sapendo che. La parola del Signore non è qualcosa da passarci il tempo, serve per nutrire la nostra anima. Non la possiamo inquinare, non la possiamo trattare in un modo anomalo. Dio si dispiace. Preghiamo il Signore: Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia all'uscio. Sorveglia l'uscio delle mie labbra e quello che possiamo fare, facciamolo con rispetto verso Dio perché, se rispettiamo Dio, rispettiamo la Sua parola. Se rispettiamo la Sua parola, rispettiamo anche Dio perché Dio è nella parola che viene attivata, energizzata dallo Spirito Santo ed essa è. Spirito e vita. Gloria al Signore. Domani mattina non ci vediamo. C'è il fratello Chiocca da Milano che fa la diretta alle dieci e mezza. Per domani sera come siamo messi? Eh? Ci siamo? Non ho capito. Ah, prendi nota dove siamo e ti facciamo subito sapere. Prendi nota dove abbiamo letto, così li vai a cercare e lo Spirito Santo ti guida ancora. Giovanni 6, 63, Geremia 8, da 9 a 11, Genesi 12, 3, secondo Samuele 16, 13, Ezechiele 22, 4, Colossesi 3, 8. Efesini 4, 29, Salmo 141, 3, Giovanni 6, 63, Salmo 141, 4. Domani sera non siamo ancora certi, forse c'è un concerto, eh? Domani sera allora ci vediamo Dio piacendo alle 19.30 per la preghiera come stasera e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Dopo alle 22, a che ora è la differita? Va bene, ci sarà l'avviso sulla televisione. Dio ti benedica, pace e buonanotte e cominciamo a fare un cambiamento nella nostra vita. E aiutiamo anche quelli che insieme con noi hanno bisogno di una buona parola che viene dalla parola del Signore. Pace, buonanotte, Dio ti benedica. Ci vediamo domani sera alle 19.30 per la preghiera. Buonanotte, Dio ti benedica.